in Europa e batte pugni in nome degli italiani che hanno il diritto di essere rappresentati con dignità. Grazie. Onorevole Di Stefano, sarebbe opportuno un linguaggio diverso in quest'Aula. Onorevole Bianchi, onorevole Dorina Bianchi chiedeva di poter consegnare l'intervento, mi pare di capire. Presidente, mi scuso con l'Assemblea per il ritardo e naturalmente nel dire che il mio gruppo è d'accordo sulla mozione e voterà a favore la mozione poi riformulata, consegno l'intervento. La ringrazio. Onorevole Ravetto, prego. Presidente, sì, c'è stato un ritardo, un collega non è rimasto iscritto, quindi anch'io accedo all'invito della Presidenza, però mi permetto di chiedere al Governo un supplemento di riflessione sui punti della mozione presentata da Forza Italia, perché vede, noi diamo delle soluzioni, non abbiamo fatto una mozione critica e le due soluzioni che le diamo, Sottosegretario, sono da una parte riflettere sull'opportunità di insistere in sede europea per l'applicazione della direttiva 55 del 2001 che consentirebbe la protezione temporanea e sgraverebbe il nostro paese da una pressione migratoria ormai insostenibile e sinceramente sottosegretario se lei mantenesse un parere contrario ci sembrerebbe perlomeno contraddittorio rispetto a quanto davanti al comitato Schengen affermato dal ministro dell'interno Alfano che pur avendo precisato che l'ottenimento di questa applicazione è quantomeno difficile perché non è stata utilizzata dall'Europa neppure durante le primavere arabe, pur tuttavia insiste in sede europea per la creazione di questo clima importante. E poi sottosegretario, la parte in cui chiediamo delle scelte politiche europee si riguardano in particolare l'applicazione di un articolo di cui nessuno si cura che è nel regolamento di Dublino 3 e che è una deroga al principio dello Stato di primo approdo, perché un articolo, l'articolo 17,2,3, che dice che se uno Stato per volontà politica, uno Stato europeo, anche per un principio solidaristico, vuol farsi carico pro quota, vuole accedere alla domanda di asilo di un soggetto, ancorché questo soggetto sia approdato in un altro Stato e abbia fatto quindi tendenzialmente la richiesta ad un altro Stato lo può fare, quindi la scelta politica è in questo senso e anche in questo senso le segnalo che il sottosegretario Gozzi alle politiche comunitarie sempre davanti al Comitato Schengen ci ha invitato a collaborare Governo e Parlamento affinché questa deroga o comunque l'attuazione di questa deroga dai nostri partner europei venga perlomeno presa in considerazione, quindi sottosegretario anche rendendomi disponibile a una riformulazione sono chiederle di accedere a un supplemento di riflessione sulla nostra mozione. La ringrazio, onorevole Ravetto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Nicoletti. Presidente, colleghe e colleghi deputati, abbiamo presentato questa mozione ormai diverse settimane fa sulla base di un'iniziativa assunta da rappresentanti di diversi gruppi politici italiani presenti a Strasburgo nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. E registro con soddisfazione che tra le mozioni presentate oggi, ad eccezione di quella presentata dalla Lega che ha scelto una strada diversa, vi sono molti punti di convergenza. L'iniziativa tuttora in corso è volta a costruire un sistema europeo di asilo per far fronte al dramma non solo di singoli individui perseguitati, ma di